Il coraggio di chi ha perso, la storia e i sogni di un pazzo visionario, questo è il titolo del libro scritto da Franco Chianelli, fondatore e presidente del Comitato per la Vita, Daniele Chianelli, pubblicato da Prendinota Editore. Il volume è stato presentato a Perugia all'interno della Sala dei Notari in occasione di un evento a cui hanno partecipato numerosi vertici istituzionali e professionisti del settore sanitario, dal sindaco Andrea Romizzi al giornalista e scrittore Gianfranco Ricci, dalla professora Massimo Fabrizio Martelli, noto ematologo umbro, al questore di Perugia Giuseppe Bellassai, senza dimenticare la signora Luciana, compagna di mille battaglie, davvero tante le persone che hanno fatto il possibile per liberarsi dai propri impegni e ascoltare e commentare quanto racchiuso nelle pagine del libro. Tutto questo a testimoniare quanta stima ci sia verso il lavoro portato avanti negli anni da un uomo generoso e sensibile come il presidente Chianelli. Il libro tocca diversi momenti significativi della vita del suo autore, come la drammatica scomparsa del figlio Daniele portato via da una leucemia a soli 10 anni, da un profondo dolore a una grande ripartenza, ovvero la decisione di creare il comitato insieme a decine di genitori accomunati dalla stessa esperienza, indubbiamente un grande messaggio di speranza per i malati oncoematologici, un invito a credere fino all'ultimo nella guarigione. I proventi del libro permetteranno di sostenere l'attività del comitato e soprattutto di cercare di ampliare il residence Daniele Chianelli, struttura importantissima per accogliere tante famiglie in difficoltà